La prima cosa che farei come Presidente del Consiglio sarebbe quella di avviare una seria politica imperniata sulle scuole a rischio. Da queste scuole i docenti che insegnano o sono folli o sono dei santi, perché è difficile resistere più di un anno, due anni, dopodiché scappano e c'è un turnover altissimo. Per cui per questo ho due proposte, una a costo zero, e cioè per i docenti che rimangono in queste scuole si potrebbe raddoppiare il punteggio, così come succede per chi insegna nelle piccole isole. Questa proposta non costa assolutamente niente. Un'altra è quella di incentivare economicamente i docenti che insegnano in queste scuole. L'anno scorso l'indennità di scuola a rischio che è arrivata alla Falcone è stata di 17.000 euro, che è divisa per le 100 unità di personale fra docenti e personale ATA, corrispondono più o meno a 170 euro lordi per persona. Quindi pensate che incentivo è una somma del genere per un anno? Neanche servono probabilmente a ricomprare lo specchietto dell'auto o la vernice dell'auto che è stata rovinata. Sarebbe importante, e questa è la terza proposta, per le aree a rischio, rivedere la didattica, perché a questi ragazzi non si può insegnare in maniera tradizionale con la lezione frontale. A parte che la lezione frontale non va più bene da nessuna parte, ma soprattutto in queste scuole. Ci vorrebbe una didattica laboratoriale e tutte quante le scuole dovrebbero avere dei laboratori. Un laboratorio dove fare arte, un laboratorio dove studiare la geografia con i video, un laboratorio anche di meccanica dove apprendere la fisica. Sto parlando già della scuola media, non degli istituti tecnici dove già queste cose ci sono. Quindi una scuola laboratoriale. E a me piacerebbe chiedere a tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso, partendo da un verso di Danilo Dolci che dice: ciascuno cresce solo se sognato. Io credo che in questo momento nessuno stia sognando la scuola, per cui chiederei soprattutto ai giovani, perché è importante sapere come vogliono la scuola, gli lascerei questo tema, questo compito a casa. Come sogneresti la scuola tu e quali sogni faresti per costruirla? Grazie.